Ciao ragazzi, bentornati. Oggi prodotto nuovo da testare. Ta-da! Ci l'ha mandato la SI direttamente, che ringrazio calorosamente, ed è il Too Big Dock, la SI Thunderbolt 3, da utilizzare con il mio MacBook Pro Touch Bar perché è dotato appunto di Thunderbolt 3, quindi consente trasferimenti di dati veramente ad elevate velocità. Diamo un'occhiata alla scatola e a che cosa c'è scritto, perché in realtà l'ho già collegato al computer. Non sono molto bravo con questi prodotti di solito, ma devo dire che la SI facilita tutto abbastanza bene, grazie anche al suo programma che si chiama la SI Raid Manager, che praticamente una volta collegato il RAID al computer fa da solo. Il dock si presenta con due cassetti per due hard disk separati, in questo caso la versione da 12 terabyte, quindi sono due hard disk Seagate Ironwolf da 6 terabyte. La velocità è imbarazzante perché si parla di 440 megabyte per secondo e gli hard disk sono da 7200 giri. Tanta roba, Enterprise Glass Drives. La cosa figa di questo hard disk, di questo contenitore di dati, che potrebbe essere uno dei prossimi acquisti proprio per il fatto che è straveloce e quindi anche per il discorso video mi garantisce una qualità di trasmissione video e dati notevole, incredibile, con uno storage veramente interessante, è che oltre a tutto intanto alimenta già il computer, quindi attacco il MacBook Pro alla SI Too Big e viene alimentato. Ma poi abbiamo una presa USB di tipo C, abbiamo una compact flash card slot, quindi possiamo cacciarci le compact flash e possiamo cacciarci pure le SD già direttamente. Quindi io scarico la roba dal drone, dalle telecamere, eccetera, la caccio direttamente là e ho tutto collegato. Dietro, la figata pazzesca di questo prodotto è che dietro, oltre ad avere il pulsante on-off classico e l'ingresso per l'alimentazione, ha tre prese USB di type C, di cui una USB 3.1, e ha una DisplayPort, cacchio! Quindi ci si può collegare direttamente anche il monitor, un monitor esterno. Quindi io attualmente ho il computer collegato senza i cavi di alimentazione al mio hard disk, la SI, al mio Too Big, la SI, che è collegato direttamente al mio monitor esterno e a tutti i miei device, compreso la SI DJI Copilot. Quindi praticamente tutto quello che mi serve senza andare ad impegnare le prese del computer. Ottimo! Il case è in alluminio. Gli hard disk sono invertibili senza problemi, quindi non c'è un'obbligatorietà, perché sarà poi il computer, tramite appunto il programma la SI Raid Manager, che gestisce gli hard disk e voi ve ne dovete altamente fregare. La DisplayPort permette di collegare anche monitor a 5K. Diamo un'occhiata direttamente al monitor. Adesso registrerò il monitor del computer per farvi vedere come funziona il prodotto. Ma che cos'è un RAID? Cioè, perché andare ad acquistare questo piuttosto che un hard disk come questo qua, per esempio? Allora, partiamo dall'acronimo RAID. Ho davanti Wikipedia e RAID è l'acronimo di Redundant Array of Independent Disks, ovvero insieme ridondante di dischi indipendenti, che inizialmente era dischi economici, inexpensive, non indipendenti, poi è diventato dischi indipendenti. È una tecnica di installazione raggruppata di diversi dischi rigidi in un computer che fa sì che gli stessi nel sistema appaiano e siano utilizzabili come se fossero un unico volume di memorizzazione. I RAID possono essere di più tipologie, tant'è che se ritorniamo all'interno del nostro sito di la SI,
vediamo che i ride che vengono proposti proprio sulla C sono ride 0, ride 1 o JBOD. Il RIDE 0 permette di utilizzare i due dischi interni di lassì, che sono dei Seagate Iron Wolf, unendoli. È come se avessimo un unico grande hard disk, con il vantaggio che, essendo due hard disk separati, saranno più veloci unendoli tra di loro. Il RIDE 1 permette una ridondanza, invece, perché nel RAID 0 avremo 12 terabyte di spazio, però avremo poca sicurezza che se uno dei due hard disk si va a rompere, siamo fritti in padella. Quello che utilizzo io quotidianamente è il RAID 1, ovvero la possibilità di andare a duplicare contemporaneamente le stesse informazioni su due hard disk. Cioè, se mi ciocca un hard disk, ho sempre il secondo hard disk di scorta, che mi garantisce un backup incredibile, quindi una ridondanza veramente ottima. C'è JBOD, che non è altro che l'acronimo di Just a Bunch of Disks, quindi dei dischi buttati là, che permette di avere più dischi semplicemente, quindi mi risulteranno all'interno del computer, quando andrò a ricercare i dischi, due dischi lassì, uno da 6 terabyte e quell'altro da 6 terabyte. Anche in questo caso non c'è una ridondanza e quindi siamo nella condizione che se perdiamo un hard disk, lo perdiamo, punto e basta. La condizione per cui io utilizzo questo tipo di prodotti è quella di avere una ridondanza e quindi di avere una sicurezza in più che se si rompe un hard disk abbiamo sempre una copia valida. Diamo un'occhiata anche alle velocità tramite il disk speed di Blackmagic e andiamo a recuperare il nostro hard disk lassì. Open e start. Guardate che velocità. Sia in scrittura che in lettura, addirittura in lettura supera i 400 megabyte per secondo. Vi ho parlato prima di un prodotto che viene dato insieme all'hard disk, che è il lassì RAID Manager. Eccolo qui, ce l'abbiamo qui davanti e diamo un'occhiata che interfaccia che abbiamo davanti e con cui possiamo lavorare. La possibilità è di avere più dischi, in questo caso vedete 12 terabyte RAID 0. Quindi il primo dei RAID che vi davo, quindi le prestazioni sono molto alte, ma non c'è la possibilità di avere ridondanza dei dischi. Difatti ci dice nessuna protezione. Vediamo su informazioni cosa ci dice, ci ripete le stesse identiche cose. Andiamo su modifica, ecco qui il nostro menu che ci aiuterà a capire quale RAID andare ad utilizzare. Vedete, è proprio anche molto semplice da un punto di vista di disegni, lo spiega molto bene. RAID 0 12 terabyte, RAID 1 6 terabyte e 6 terabyte, JBOD è disco 1 e disco 2, entrambi da 6 terabyte. In questo caso io voglio andare a fare un RAID 1 6 terabyte più 6 terabyte, addirittura con i disegnini e con i colori è facilissima e l'applicazione è in italiano. Andiamo a dargli avanti. Sei sicuro di voler modificare l'array? Tutti i file saranno cancellati, ovviamente. Andiamo a modificare, premere l'interruttore di accensione per confermare la modifica. Dietro all'hard disk, vado dietro all'hard disk e vado a pigiare il pulsantino che inizierà la formattazione dell'archivio lassì. Ecco qui, abbiamo nel frattempo, ha finito velocissimamente di creare i nostri 6 terabyte più 6 terabyte. Di nuovo, per curiosità, andiamo a vedere come lavora lo speed test. In questo caso selezioniamo la C Big di nuovo e gli diamo start. Ovviamente la velocità in questo caso sarà ridotta in confronto alla velocità che avevamo prima, per il semplice motivo che sta lavorando su due hard disk contemporaneamente. Quindi andiamo ad una velocità molto minore. Però, ragazzi, siamo sempre a delle velocità che per un lavoro di videoproduzioni, di trasferimento dati, diventa veramente interessante e vi assicuro essere una delle soluzioni migliori che effettivamente io abbia visto fino ad ora. Io utilizzo un altro RAID attualmente che però non mi dà queste velocità di lettura e di scrittura, assolutamente. Ok, spegniamo il disk test e andiamo a vedere come lo vede proprio il computer, questo disco. Quindi la C2Big, eccolo qui, e vedete che
lui visualizza l'hard disk, ottiene informazioni, in questo caso come un solo hard disk da 6 terabyte. Non ci dobbiamo più sbattere per pensare di dover fare delle doppie copie, le avremo direttamente lì all'interno. Adesso faccio una prova, ci collego anche il DJI Copilot e vedete che è comparso qui sotto con tutte le sue cose all'interno. Per curiosità voglio andare a vedere la velocità anche del Copilot. Che va sui 120 megabyte al secondo in scrittura e sui 60, 70, 80 megabyte in lettura, molto più lento della SI che ovviamente lavora con dischi Seagate Iron Wolf da 7200 giri. Ok, chiudiamo questo, ritorniamo qui da noi e diamo un'occhiata ad un'altra importante cosa che non vi ho detto prima, ovvero la possibilità di servizio di recupero dati rescue. In caso di eventi imprevisti come l'allagamento dello studio o calamità naturale, non c'è problema. Too Big include i servizi di recupero dati rescue validi per tutta la durata della garanzia. Lavoreremo incessantemente per aiutarti a risparmiare dati e denaro con un servizio di recupero in laboratorio. Se vi è mai capitato, e spero non vi sia mai capitato, ma se vi è capitato sapete di cosa stiamo parlando, quando si spaccano gli hard disk c'è la possibilità di andare anche a recuperare a volte i dati, ma costa una follia questo servizio. La SI, all'interno del pacchettino Too Big, ci dà anche questo servizio di recupero dati che è qui all'interno, spiegato, se poi volete andare a darci un'occhiata tranquillamente datecela, sempre nel sito di lasi.com. E basta, queste sono tutte le cose che volevo raccontarvi di questo prodotto che mi è proprio piaciuto e che ho avuto il piacere di recensire grazie a Egle di Lassì e grazie ai ragazzi di Attiva che sono sempre gentilissimi con me e mi permettono di provare tutti i vari prodotti di fascia alta e di qualità. Bene, non mi resta che salutarvi ragazzi, io spero che vi sia piaciuto anche questo video, questa recensione, questa presentazione del prodotto LaCie Too Big Rock. Ricordatevi di iscrivervi al canale, cliccare mi piace e di attivare la campanellina per rimanere aggiornati sugli appuntamenti del martedì, mercoledì e giovedì con me qui su questo canale. Non mi resta che salutarvi, ci vediamo con il prossimo video. Ciao!